Partirà lunedì 6 agosto la 25esima edizione di Alburni Jazz, rassegna musicale che dal 1994 ospita importanti musicisti ed interpreti del panorama italiano ed internazionale nell'ambito del jazz e del blues. A raccontare i dettagli dell'edizione 2018 il sindaco di Serre, Franco Mennella. Sarà una, come al solito, una bellissima edizione. Saranno 4 serate, inizieranno il 6 di agosto e poi dopo fino al 9, in cui si esibiranno la prima sera, ci sarà Sandro De Idda, la seconda sera un gruppo di blues con Sir Waldo Waters, la terza sera avremo Nick the Night Flight e la quarta sera avremo Enzo Avitabile. Quindi, come al solito, è un cartello molto bello e interessante da seguire, come al solito. Sono tutte serate, ormai sono 25 anni, gratuite, quindi non si paga nessun biglietto, voglio precisarlo, perché sostenere una manifestazione del genere per 25 anni e la nostra manifestazione è la manifestazione più longeva della regione Campania, quindi sono... è l'unico che più sono più di 25 con dei sacrifici solo a carico del comune. E devo dire, però voglio fare questa precisazione, il sacrificio del comune è abbinato, abbiamo avuto anche negli anni un contributo da parte della regione. L'anno scorso abbiamo avuto quindi il contributo e speriamo che anche quest'anno arrivi il contributo, perché non riusciamo più a sopportare una spesa del genere, perché il nostro è un piccolo comune, una piccola comunità. Però voglio dire che noi siamo orgogliosi e invitiamo tutti gli appassionati del nostro festival a venire a seguirci, perché vengono da tutta la regione, possiamo dire in maniera senza enfatizzare, è una manifestazione che è sentita a livello regionale. E quindi invitiamo tutti a seguirci, a divertirsi e Serre è e sarà sempre un punto di riferimento per il jazz e il blues.